Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di fisicità e in particolar modo vi darò 5 consigli barra trucchetti per sembrare più magre e snelle. Allora, in realtà dovrei fare anche una piccola precisazione, un disclaimer, ovvero che lo scopo di questo video è di andare a consigliarvi dei capi che possano valorizzare le vostre curve, quindi magari mettere in evidenza la vita piuttosto che i fianchi, oppure le gambe piuttosto che la pancia e così via. Quindi non si tratta di andare a nascondere perché non c'è nulla da nascondere, ma di mettere in evidenza determinate linee invece che altre. Quindi diciamo che solitamente l'errore sta nel come ci si veste e non nella fisicità. Comunque direi di iniziare subito con il video. Prima però, come sempre, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina per non perdervi nessun video e seguitemi anche su Instagram. Mi trovate come Giulia Mineo. Con doppia G all'inizio. Questi consigli barra trucchi che vi andrò ad elencare li hanno testati anche delle persone che conosco, tra cui mia mamma, che ovviamente ha un altro tipo di fisico rispetto al mio e lei si è trovata molto bene, soprattutto con il consiglio che vi sto per dare, ovvero puntare su dei look monocromatici. E cosa significa? Allora, sicuramente quando si pensa al colore snellente per eccellenza si pensa al nero ed effettivamente è così, il nero snellisce. Ce lo hanno detto in tutte le salse, sia le nostre nonne che i beauty guru, scusate, i fashion guru di tutti i giorni. Però la cosa che dovete sapere è che il nero non sta bene a tutte e ovviamente può anche non piacere. Quindi la chiave è di ricreare degli outfit monocolore che siano tutti di un colore. Ovviamente potete puntare su delle tonalità scure, quindi tralasciando il nero potete puntare sul blu, che è un colore molto elegante, sul grigio antracite oppure sul verde foresta, che è un colore molto bello. In realtà vanno bene anche le altre sfumature di colore. La cosa che ovviamente è da sconsigliare sono i colori troppo chiari, perché si sa che il chiaro allarga, quindi in automatico la vostra figura non è più snellita, ma è allargata. Quindi no colori chiari, sì a tutti i look monocolore. Proseguiamo con il secondo trucchetto, che è fondamentale, ovvero utilizzare lo shapewear. Ma di che cosa si tratta? Che cos'è questo shapewear? Allora, si tratta di intimo contenitivo. E so che la parola contenitivo fa pensare subito alla nonna di 80 anni. No, tranquille, è quell'intimo modellante che sta al di sotto dei capi d'abbigliamento e quindi si sa che partire da un'ottima base è la chiave del successo. E troverete una vasta gamma di reggiseni, culotte, body e calze contenitive che andranno a mimetizzare quelli che sono i vostri punti più deboli, quindi magari la pancetta, il fianco, la coscia. E so che magari l'idea è quella di una mutandona da nonna. No, 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 perché oggigiorno l'intimo contenitivo, lo shapewear, è quasi più bello dell'intimo normale. Infatti mi ricordo che circa un po' di tempo fa c'era una tendenza dell'utilizzare una tutina che appunto fungeva da shapewear al di sotto dei vestiti, come se fosse una classica tutina con un blazer sopra. Quindi tranquille che ora si sono evoluti. Inoltre l'intimo contenitivo sarà il vostro miglior amico quando volete indossare quelli che sono i capi un pochino più aderenti. Ovviamente vi sconsiglio i capi super aderenti, quindi no al tubino. Se volete distogliere l'attenzione dalla vita in giù, la cosa a cui dovrete fare attenzione sono le lunghezze dei pantaloni, delle gonne e dei vestiti. Ma che cosa significa? Allora, sicuramente se volete una figura più slanciata, le lunghezze che dovrete prediligere sono quelle normali oppure molto lunghe. Ovviamente io eviterei sicuramente le lunghezze midi perché spezzano molto la figura. Inoltre, se volete nascondere magari il polpaccio o la caviglia,
dimenticatele proprio. Invece, per quanto riguarda la figura slanciata, il pantalone sicuramente è meglio a vita alta. In questo modo valorizzate la vostra vita e andate a mimetizzare quelli che sono la pancia e i fianchi. Riguardo alle gonne, invece, se volete mettere in risalto le vostre gambe, gli spacchi laterali saranno i vostri alleati. Scendiamo ancora più in basso e focalizziamoci sulle scarpe, e in questo caso il mio consiglio riguarda il colore e il modello. Infatti i modelli prediletti sono le scarpe nude oppure le scarpe a punta, e entrambi i modelli allungheranno otticamente le vostre gambe e di conseguenza la vostra figura, facendovi risultare molto più slanciate e snelle. Infine, ultimo trucchetto che dovrete attuare sarà porre attenzione alla verticalità sia delle stampe che dei capi d'abbigliamento che indosserete. E per quanto riguarda le stampe, ovviamente le strisce, mi riferisco alle strisce, dovranno essere verticali, assolutamente escluse, bannate le strisce orizzontali. E per quanto riguarda anche tutte le altre stampe, quindi prendo ad esempio la stampa floreale, la cosa migliore è optare su una stampa micro. In questo modo la stampa così fitta, così piccolina, mimetizzerà proprio il tutto e vi farà apparire molto più slanciate. Per quanto riguarda invece i capi d'abbigliamento, la verticalità nei capi d'abbigliamento, la cosa fondamentale è optare su dei capispalla o cardigan, in generale tutti quei capi che sono molto lunghi e che quindi creano verticalità e slanciano la figura. Anche qui assolutamente da escludere sono quei cardigan, quelle felpe, tutte quelle maglie, quei capi che spezzano la figura, che magari arrivano a metà coscia, che arrivano al ginocchio, insomma tutti quei capi lì io li escluderei, perché accorciano proprio la figura e quindi non vi faranno sembrare otticamente più magre. Questi qui erano tutti e cinque i miei consigli / trucchetti. Io spero che possa esservi utile il video e che vi sia piaciuto. Come ho detto a inizio video, ovviamente ci tengo a precisarlo anche ora, il mio scopo è quello di consigliarvi appunto dei capi che possano valorizzare il vostro fisico, e la cosa importante, ovviamente la cosa che sta al primo posto, è amare il proprio fisico. Poi, come avete visto, avere dei piccoli trucchetti di stile può essere il vostro perfetto alleato. Io spero quindi che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, lasciatemi un piccolo like, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un grosso bacio. Ciao!